Su invito di Volodymyr Zelensky, che in collegamento video a Davos critica Germania e Stati Uniti per aver esitato ad inviare carri armati, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel è a Kiev per discutere degli aspetti legati alla cooperazione. Michel ha detto che si possono fare ulteriori progressi sul fronte delle sanzioni alla Russia. Certamente servirà un decimo pacchetto di sanzioni e, per essere chiari, bisognerà vedere quali ulteriori settori potranno essere presi di mira in futuro. A poche ore dall'inizio del suo mandato, il neo ministro della difesa tedesco, Boris Pistorius, ha accolto a Berlino il suo omologo statunitense Lloyd Austin, cogliendo l'occasione per rispondere indirettamente a Zelensky. Le armi tedesche consegnate sinora all'Ucraina hanno dimostrato il loro valore, come il sistema di difesa aerea Iris, all'avanguardia. Insieme ai nostri partner continueremo a sostenere l'Ucraina nella sua lotta per la libertà, l'indipendenza territoriale e la sovranità. Für die Freiheit und die territoriale Unabhängigkeit und Souveränität unterstützen. La Svezia invierà invece il sistema di artiglieria Archer, assai richiesto in Ucraina, mentre a mezzo social la premier estone Kallas riferisce dell'invio del più grande pacchetto di aiuti di armi pesanti, pari ad oltre l'1% del PIL. Anche la Danimarca ha approvato un nuovo pacchetto di aiuti. Venerdì, per chiudere, è previsto tra gli alleati il primo incontro del gruppo di contatto per la difesa ucraina nella base aerea di Ramstein in Germania.